Ringrazio per questo invito, ovviamente i bambini che con noi oggi sono i protagonisti di questa giornata. Sono molto contenta che questo presepe di Cannolo sia stato frutto di una collaborazione tra i genitori e i bambini. È verissimo che spesso si fa fatica e c'è invece molto bisogno di... Ecco, insieme al sindaco rompete un pochino i nastri. Così non ci tagliamo, mi raccomando, non abbiamo le forbici, l'abbiamo fatta apposta perché i bambini non devono... E l'abbiamo anche acceso perché è stato tagliato il nastro e abbiamo acceso anche questo fantastico presepe. Che di giorno magari non rende tanto come illuminazione, ma lo lasciamo acceso proprio perché ci aspettiamo che lungo il marciapiede ci sia proprio una processione, da adesso in poi alla sera, quando sono le 5, le 6, con i vostri con l'offerta. Figli, venite a vedere, parcheggiate la macchina, attraversate e guardate attentamente tutte le cose che i bambini di quinta con tanto impegno hanno realizzato. Adesso bimbi, lo guardate un pochino alla volta, per chi l'ha già visto si mette dietro, coraggio, lasciate magari, bimbi facciamo così, lo fate vedere prima ai vostri genitori e poi dopo io abbiamo fatto, vorrei anche vedere i bimbi di qui vengono qua. Io voglio i genitori, lasciate vedere i genitori.